Della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Oggi nella diocesi di Lanciano Ortona si celebra la memoria del beato Lorenzo da Villamagna. Disco verde delle commissioni lavori pubblici ambiente del Senato al decreto sulle emergenze ambientali, che prevede anche 1,2 miliardi per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Rispetto all'accordo con il presidente Letta è un passo indietro, con la somma spalmata in 6 anni ora resta tutto bloccato, commenta il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che annuncia «continueremo la mobilitazione». Il governatore Chiodi commenta «un pezzo di strada è stato fatto, ma ora bisogna convertire in legge il decreto». L'Abruzzo ha dimostrato la capacità di allinearsi al benchmark nazionale per i ricoveri in ospedale. Diminuiti appunto i ricoveri in ospedale, ridotti quelli ad alto rischio di inappropriatezza. Quindi si è passati all'attivazione degli hospice. Sono stati riconvertiti i 4 presidi ospedalieri di Pescina, Tagliacozzo, Casoli, Gissi ed è stata approvata la nuova rete dell'emergenza-urgenza. È stata inoltre razionalizzata la rete dei laboratori pubblici e privati. Così dice il presidente della regione Chiodi sul tavolo di verifica del Senato. Ma secondo il delegato regionale alla sanità della CISL, il commissario Chiodi ha basato la riorganizzazione della sanità privata solo sul concetto ragionieristico del taglio lineare. Nel 2013 ha ulteriormente ridotto del 10% il budget della psicoriabilitazione, del 5% il taglio nel settore della residenzialità per gli anziani, del 10% quello operato nell'ospedalità privata. Nel settore della riabilitazione dei disabili non si hanno notizie. Inoltre sarebbe previsto un taglio aggiuntivo del 10%. Per il sindacalista tutto ciò non è previsto dalla spending review o revisione della spesa varata qualche mese fa dal governo. Con 140 casi diagnosticati ogni anno, l'Abruzzo è una delle regioni del centro-sud Italia più colpite da melanomi e tumori cutanei, contro una media di 70 casi nelle regioni del sud. Da oggi a sabato i massimi esperti internazionali del settore si danno appuntamento a Chieti per le giornate adriatiche di dermatologia nell'auditorium del rettorato dell'Università d'Annunzio in via dei Vestini. Nasi super esperti per il fiuto di esche killer, invisibili all'occhio umano ma gustose per orsi, lupi che ci rimettono la vita, insomma in azione in Abruzzo. 2 nuclei cinofili antiveleno gestiti dal parco Gran Sasso Laga con il Corpo Forestale dello Stato, intervenuti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove hanno scovato 29 esche pericolose. Dalla regione arriva la proposta di legge del consigliere Palomba per una stretta sui controlli contro i bocconi avvelenati. Gli auguri più sinceri e sentiti a nome di tutti gli abruzzesi per la ricorrenza del 199esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri sono stati rivolti dal presidente della regione Gianni Chiodi ai massimi responsabili dell'Arma in Abruzzo. È una ricorrenza importante e speciale, ha scritto Chiodi ai carabinieri abruzzesi, per un corpo che da sempre è vicino alla gente e ai cittadini.
Il Movimento per la Vita, domani alle 16:30, la presenza dell'Arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti e delle autorità civili di provincia e comune di Pescara inaugurerà il centro giochi per bambini La Farfalla in via Tavo 248 a Pescara nella struttura ex Urban. Diverse le attività che saranno offerte per i bambini dai 3 ai 6 anni nella struttura che sarà aperta da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13. Giochi pedagogici, attività teatrale, canto e musica, disegno, manipolazione ed elementi di scrittura. In pochi mesi il Parco Florida ha cambiato volto, ripristinati i giochi rotti destinati ai bambini, ripulite tutte le vecchie scritte con le quali era stata imbrattata la segnaletica d'ingresso al parco stesso, rifatti ex novo alcuni cartelli, più difficile togliere la vernice spray dai giochi, ripulite anche le panchine garantendo la manutenzione del verde nello spazio. Abbiamo installato 10 nuove telecamere di ultima generazione, dotate anche di raggi infrarossi, lo ha detto il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia. E sono 700 i bambini delle scuole elementari pescaresi che per 4 mesi hanno aderito al progetto Sport e Scuola Insieme per Educare, lanciato dalla ASD Gladius, società affiliata al Milan, sotto la guida di docenti ed allenatori. I piccoli atleti hanno svolto attività motoria, imparato i primi rudimenti del calcio, ma soprattutto hanno imparato come lo sport possa essere il mezzo per socializzare, incontrarsi e imparare, lo ha detto il vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli. E sempre a Pescara, stop alle auto a partire da oggi fino a domenica 9 giugno in via Falcone e Borsellino per la tradizionale festa della collina organizzata dalla parrocchia della Santa Famiglia. Per 4 giorni resteranno in vigore divieti di transito e sosta. Domani alle ore 18:30 presso la libreria Feltrinelli di Pescara si terrà la presentazione della prima ristampa della guida La Via Verde della Costa dei Trabocchi. Nella nuova edizione la casa editrice ha scelto di porsi in linea con il progetto provinciale recentemente finanziato della Via Verde relativo alla pista ciclopedonale da realizzare proprio sulla fascia litoranea che attraversa le aree ferroviarie dismesse sulla linea adriatica tra i comuni di Ortona e di Vasto. La Compagnia del Teatro Sociale di Pescara sarà ospite della sezione Teatro e Territorio della rassegna Flussi del Florian, Teatro Stabile di Innovazione di Pescara, il prossimo 8 giugno alle 21:15. Il Teatro Sociale di Pescara proporrà sul palcoscenico del Florian Espace in via Valle Roveto lo spettacolo intitolato Non puoi impedire al vento di soffiare, allestimento scenico incentrato sui temi della difesa dell'ambiente e della salvaguardia del territorio. A Pescara è in vendita un'attività commerciale di articoli sacri, libreria e oggettistica religiosa che si trova nel capoluogo adriatico in via del Santuario 247. Per informazioni si può chiamare il 340 46 25 607. Ripetiamo 340 46 25 607 o scrivere un'email a arte trattino basso divina chiocciolalibero.it. Ripetiamo arte trattino basso divina chiocciolalibero.it. Si terrà venerdì 12 luglio la 23ª edizione della Marcia della Carità, una notte in preghiera camminando insieme verso la patria di San Camillo dell'Ellis, patrono dei malati, degli operatori sanitari e dei luoghi di cura. Alle ore 19 in programma la Santa Messa Solenne presso la Chiesa Cattedrale di San Giustino in Chieti, alle 20 l'inizio della marcia da Piazza San Giustino in Chieti, alle 23:30 l'arrivo in Piazza San Camillo dell'Ellis
Angelis, Piazza Roma, con la benedizione e con la reliquia di San Camillo. Per il ritorno a Chieti saranno a disposizione dei pullman e per l'occasione la reliquia del cuore del santo giunto da Roma il 6 luglio rimarrà nel santuario di Bucchianico fino al 21 luglio 2013. Oggi la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Giovanni Gaspari. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con temperature da 16 gradi e mezzo a 24 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.